Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Siamo direttamente qui a Zurigo. È appena terminato l'evento Oppo, dove sono stati presentati l'Oppo Reno 10 per Zoom, l'Oppo Reno Standard e l'Oppo Reno 5G, che al momento sarà disponibile in Svizzera, vi anticipo subito, a 899 euro. E questo perché appunto in Svizzera il 5G sarà disponibile a breve in tutto il paese, soprattutto hanno detto che entro il 2019 sarà presente in tutta la nazione. Comunque, tornando a noi, parliamo dell'Oppo Reno 10 per Zoom. Infatti prende questo nome perché possiede uno zoom ibrido 10 per. Abbiamo sempre un sistema periscopico, come abbiamo visto già su Huawei. Infatti abbiamo una prima fotocamera superiore da 48 megapixel standard, una seconda fotocamera da 8 megapixel grandangolare, un grandangolo da 120 gradi, e poi abbiamo una terza fotocamera con appunto zoom ibrido 10x da 13 megapixel. E sotto è presente anche questo piccolo cerchietto, come potete notare, perché la fotocamera è praticamente a filo con la scocca, quindi quando andiamo appoggiare lo smartphone sul tavolo, quello dovrebbe aiutarlo a non far rovinare la fotocamera. Comunque, a parte questo, come potrete notare, guardate che bello il design, che richiama moltissimo, anzi è lo stesso, è solamente più grande, l'Oppo Reno che abbiamo già visto sul nostro canale poco fa, e non mi dilungherò molto su questo aspetto. Le dimensioni devo dire che sono abbastanza generose, infatti abbiamo un display da 6,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD Plus, un display molto generoso. Le dimensioni, insomma, si fanno sentire, il peso anche di 215 grammi, però che effetto ragazzi, è un pannello mostruoso e bellissimo per la visione di contenuti multimediali, per scattare delle fotografie e vedere le fotografie che abbiamo scattato, insomma. E adesso però voglio far vedere la parte più originale, infatti vado a switchare con la camera. No, non ho premuto bene. Ok, adesso sì, e guardate come esce fuori la selfie camera. Scusate, non riesco a premere bene. Guardate anche l'animazione che fa quando andiamo ad alzare la fotocamera. Comunque, frontalmente invece abbiamo un sensore da 16 megapixel. Dalla parte opposta abbiamo il dual flash LED, e sempre qui nella parte della fotocamera pop-up è presente anche la capsula auricolare, che troviamo anche qui al bordo dello smartphone. Ovviamente è difficilissimo da mostrarvi in questa situazione, ma ve la mostrerò meglio comunque nel video. Per il resto, per quanto riguarda l'hardware, questo è ovviamente il top di gamma della casa. Infatti, andando nelle impostazioni, possiamo notare About Phone, lo Snapdragon 855 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Probabilmente avrete potuto anche notare che il software è diverso dal classico software di Oppo, perché abbiamo la ColorOS 6.0, quindi una versione aggiornata, una versione rinnovata, che dovrebbe garantire un'usabilità migliore. Per il resto, la batteria da 4065 mAh, e assieme al telefono è stata mostrata anche la nuova ricarica, il nuovo standard di ricarica, che è il Super VOOC da 10V 5A, se non vado errato. Comunque una ricarica super rapida, che con soli 5 minuti di ricarica ci garantisce più di 2 ore di chiamata. Per il resto, cos'altro mostrarvi? Penso di avervi parlato di tutti gli aspetti dello smartphone, anzi no, perché non ho parlato del prezzo. Infatti questo Oppo Reno 10 per zoom sarà disponibile in Italia a 799 euro, mentre l'Oppo Reno Standard, quindi quello con Snapdragon 710, sarà disponibile a 499 euro. Un saluto a tutti da Leonardo per gizchina.it.